Poi abbiamo fatto subito una domanda facile come sempre. E era veramente necessaria questa rivoluzione che è stata fatta? Che viene detto sempre c'è bisogno di tempo perché sono stati cambiati 12 elementi, ma quando più della metà o non gioca o comunque non fa la differenza, ma era davvero necessaria questa rivoluzione? Oggi Paolo De Paola su Tuttosport dice che ne dobbiamo comprare 20. Ho letto. tanto per essere chiari, sì, secondo me, io me ne aspettavo 8 di nuovi ingressi. Secondo me quando una squadra come la Juve l'anno scorso parte per avvicinarsi quantomeno al titolo e arriva settima, deve fare piazza pulita. Su questo non ho dubbi, così come ho sempre detto che ero abbastanza certo che quando fai un cambiamento di questo genere, di questa portata, non puoi pensare realisticamente che azzecchi 12 acquisti. Credo che se ne azzecchi la metà, e per azzeccare intendo dire prendi dei giocatori che costituiranno la Juve di oggi e quella del futuro, hai già fatto tantissimo. Però io sinceramente, lo dico anche con affetto verso alcuni, dopo l'anno scorso penso che non ci fosse più posto per alcuni giocatori che hanno fatto la storia della Juve. Allora Stefano, ti ricordo il parterre, José Altafini e Pietro Anastasi da Milano, Fabio Germani, Italia Bianconera, Principio Paolino, che tu ben conosci, e poi abbiamo collega Romeo Agresti di Calcio GP, prego. Allora facciamo una domanda a Fabio, ciao Fabio. Ciao, ciao. E la domanda è sulla stella di Boniek. Allora... ne stavamo parlando. Vabbè, no, io volevo dire, se intanto sei soddisfatto del fatto che è stata sospesa e che è stata ridiscussa, la domanda però provocatoria che vorrei farti, se comunque a Boniek verrà tolta, diciamo, tra virgolette, la stella per le sue dichiarazioni contro la Juve, perché ad altri giocatori tipo Roberto Baggio, comunque altre persone che comunque sul campo hanno meritato la stella, ma fuori no, non è mai stata presa in considerazione di ridiscuterla? Cioè Boniek è veramente il primo nemico della Juventus tra tutti quei nomi? Ma io non credo che Baggio abbia fatto delle dichiarazioni che ha fatto Boniek sulla Juventus per quanto riguarda il caso doping su Calciopoli e su altre situazioni. Boniek è sempre stato il nemico numero uno della Juventus da quando litigò con Moggi, quindi oltre a non essere comunque un pensiero suo, è più che altro una rivincita e una ripicca nei confronti sia della Juventus e della dirigenza che c'era prima, e quindi secondo me Boniek non merita quella stella ed è sicuramente l'unico che non il nemico numero uno, come diceva Stefano. Il nemico numero uno, sicuramente. Prego Stefano. Una domanda per José, buonasera José. Ciao, ciao Stefano. Allora, Luca Toni è l'attaccante giusto per la guarda, Juventus? Guarda, è stato tormentone di questa nostra diretta stasera. Stefano, devo dire una cosa. In passato la Juventus, quando prese, nel mio caso, io avevo 34 anni, ma io venivo in una squadra che era stupenda, meravigliosa, aveva già vinto il campionato, con Betega, Anastasi, Causio e tutto quanto. Cioè vuol dire che io ero una qualcosa in più, non è che venivo a risolvere un problema. Valore aggiunto. Siamo valore aggiunto. Ecco, la stessa cosa poi è stato fatto con Boninsegna. Ecco, lì naturalmente Boninsegna ha dato il suo contributo. Però oggi come oggi, Toni non è che viene a risolvere il problema dell'evento, lui vuole dare una mano, lui stesso è stato un ragazzo molto intelligente, l'ha detto chiaro e tondo, io cercherò di dare il mio contributo, di aiutare, eccetera, eccetera. È vero quello che anche ha detto Marotta, dice guarda, io abbiamo preso Toni non per sostituire Quagliarella, ma per sostituire Iaquinta, perché Iaquinta da tanto che è fermo. Io spero per la Juventus che Toni possa giocare almeno non so, una buona percentuale di quello che giocava a Monaco, perché un giocatore quando ha il senso del gol, ha il fiuto del gol, i gol li fa sempre, perché andare in bicicletta e fare gol non si dimentica mai. Bella questa. Allora, posso dire una cosa, José, per chiudere il discorso? Allora, visto che fare gol non si dimentica mai, noi abbiamo mandato via un 77 come Luca Toni, che è David Trezeguet. Infatti, una considerazione questa che è da fare.
Sì, però devo dire che tante volte un giocatore quando sta tanto tempo, io non sono d'accordo con un giocatore che deve rimanere 10 anni in una squadra, lui deve cambiare, come non vede che ultimamente hanno cambiato moltissimi giocatori, cambiano posizione, Ronaldo ha cambiato, Ronaldinho ha cambiato, Ibrahimovic ha cambiato, Figo ha cambiato da una parte all'altra, sto dicendo i giocatori che almeno se ricordiamo negli ultimi tempi, un giocatore non deve stare tanto tempo in una società perché non so, si affloscia. E invece deve cercare nuovi stimoli. Trezeguet ormai era un giocatore bravissimo, però la Juventus non poteva dare più niente, secondo il mio parere. Ma adesso quest'anno infatti, abbiamo fatto comodo. Ecco, Stefano, abbiamo 4 minuti, per cui dobbiamo andare sparati. Vado. Faccio subito la domanda a Pietro. Ciao Pietro. Ciao Stefano, dimmi. Allora la domanda a te, visto che Toni diciamo, è la prima punta, chi consiglia la Juventus invece come seconda punta? In queste ore è salito alla ribalta il nome di Mutu, che abbiamo anche qualche indiscrezione. Ma Mutu è un giocatore che per quello che c'è in giro che stiamo prendendo, io l'avrei preso sinceramente, però adesso c'è sempre il fatto di Cassano, no? Caratterialmente questo ragazzo è un po', sappiamo tutti come, però come giocatore sicuramente è un giocatore che prenderei per le doti che ha. Però un po' discusso fuori dal campo. Sì, no, difatti io ho detto come Cassano, cioè sono giocatori che come giocatori li prendi, però devi valutare anche il fatto caratteriale, cioè da quel lato lì la Juventus sono abbastanza rigidi. Stefano, eccoci. No, dicevo, che altro nome consiglierebbe se no Pietro in alternativa? No, stasera si è parlato di tanti punti, Huntelaar, si è parlato di Max Lopez, si è parlato in questo Forlan. Momento non c'è Forlan. Maccarone, sì, ma Maccarone, ragazzi, cioè, cioè adesso c'è anche Provatore, cioè no, da, va bene, sono ottimi, buoni giocatori, ma Gian Pietro è depresso stasera. Fusili, vai Stefano, vai gli altri, Gnocchi.